Nel video precedente a questo vi ho parlato di come diventare un avocado intero e ho concluso il video con delle domande che vi vado a ripetere. Conosco me stessa o me stesso? Ho incontrato situazioni difficili nella mia vita che mi hanno fatto riflettere sul mio sistema di convinzioni? Ho mai pensato alle mie potenzialità e le ho realizzate? Amo te me stessa? Ricordate? Se non avete visto gli altri due video, vi consiglio di farlo prima di continuare con questo. Andiamo ad iniziare a dare la risposta a queste domande. Ma ovviamente queste richiederanno poi un lavoro più approfondito. Intanto ci tengo a precisare che a queste domande non si può dare una risposta rapida del tipo o superficiale, del tipo sì o no, ma è necessaria una riflessione più profonda. Alla prima domanda, conosco me stesso? Personalmente mi soffermerei a pensare se realmente conosco me stessa in tutte le mie parti, e dico tutte. Mi chiederei se sono padrona della mia vita, indagando quelli che sono tutti gli aspetti di me, da quelli visibili a quelli nascosti. Sapete che cosa ho scoperto con un lungo lavoro su di me? Che c'è una sorta di pilota automatico al mio interno, che è dato dal mio inconscio, e che se non lo conosco bene, sarò condotta da esso, dalle sue paure, dalle sue convinzioni, da ciò che mi hanno fatto credere di essere. Se non conosco quelle parti, come posso essere conducente della mia vita? Per conoscere veramente se stessi serve un'accurata indagine e presenza. Con la seconda domanda, ho incontrato situazioni difficili nella mia vita che mi hanno fatto riflettere sul mio sistema di convinzioni? Entriamo proprio nel vivo dell'autoanalisi, perché capiamo che le relazioni che stiamo vivendo sono un modo per scoprire alcuni aspetti di noi che potremmo definire pilota automatico. Ma andiamo ancora più in profondità. Cos'è il pilota automatico? Sono semplicemente aspetti caratteriali o comportamentali non evoluti che incontriamo solamente quando entriamo in relazione. Cioè scopro di essere, ad esempio, una persona rabbiosa quando qualcuno mi crea una determinata situazione alla quale reagisco, facendo emergere quell'aspetto. C'è da dire però che l'altro non mi mette solo di fronte alle reazioni automatiche, ma anche al mio potenziale, alla mia capacità di saper andare oltre l'autoreazione creata, che è stata creata forse da una ferita, da una convinzione o da altro. Ovviamente questo comporta l'aver preso bene in considerazione il primo aspetto, ovvero la domanda di prima, conosco me stesso, al fine di potermi evolvere. Con la terza domanda, che è ho mai pensato alle mie potenzialità e le ho realizzate, vado ancora più in profondità. Ho preso in considerazione quindi l'idea di conoscermi. Ho compreso che sono molto di più di questo corpo e questa mente, che sono un'anima che sto sperimentando una vita, un'esistenza, e che ha delle convinzioni inconsce che ne sono derivate da questa esperienza terrena. E inizio in questo momento con questa domanda ad andare oltre. Comprendo che come anima ho dei talenti e inizio a chiedermi se li stia realizzando oppure no. In poche parole mi sto chiedendo, sono soddisfatta della mia vita? Se non lo sono, probabilmente è perché non sto andando nella direzione della mia essenza divina. L'ultima domanda, che è quella più profonda, nonostante di solito tutti rispondano in maniera molto superficiale, è mi amo? Ma questa domanda è importante e possiamo rispondere sinceramente dopo aver preso in considerazione le prime tre domande e aver dato a queste delle risposte esaustive. Perché è la più importante questa domanda, mi amo?
Vi ricordate l'effetto specchio, la legge di risonanza? Ricordate le famose parole ama il prossimo tuo come te stesso? Bene, per vivere una relazione felice con l'anima gemella più compatibile è indispensabile amare se stessi. Ma voglio essere ancora più specifica. Che cosa significa amare se stessi? Partiamo sempre dal presupposto che amare se stessi è la cosa più bella da imparare nella vita e che purtroppo nessuno ci ha insegnato, perché le informazioni esterne che abbiamo ricevuto sin dall'infanzia, attraverso la famiglia, attraverso la società, che cosa hanno fatto? Ci hanno dato una conoscenza erronea su noi stessi. Vi ricordate i devi comportarti così, se non ti comporti bene ti punisco, oppure quelli manipolativi, i sono fiera di te, quando accontentavamo i nostri genitori nelle loro aspettative. Purtroppo da bambini assorbiamo i valori, gli stereotipi dei nostri genitori, a tal punto che perdiamo di vista chi siamo realmente. Pertanto passeremo tutta la vita a scegliere sulla base di quegli insegnamenti senza rendercene conto col pilota automatico. Personalmente stimo molto quei genitori che sono in grado di non plasmare i propri figli a propria immagine e somiglianza, quelli che veramente permettono ad essi di crescere secondo il loro innato istinto vitale. Alla luce dell'addomesticamento, chi vuole imparare ad amarsi veramente, cosa fa? Decide ad un certo punto della propria vita di buttare giù tutte le strutture insegnate, quelle che poi alla fine gli hanno veramente impedito di incontrare il suo vero sé. Si parte proprio da qui, dall'amare se stessi per poter infine incontrare la nostra anima e fondersi nel suo progetto. Quello che sento di dirvi dal profondo del cuore è: ribellatevi a tutto ciò che vi ha vincolato, a quello che ha vincolato la vostra persona, che l'ha resa impotente verso la realizzazione di se stessa. Capitevi nella parte più profonda, accettando anche le parti più oscure, senza giudicarle, senza condannarle. Perdonatevi ogni qualvolta sbagliate contro voi stessi. Siate gentili con voi stessi, smettete di insultarvi, criticarvi, giudicarvi come hanno sempre fatto gli adulti nella fase dell'addomesticamento e quel giudice continua a brontolare. Abbracciatevi in quel buio interiore senza aver paura, accoglietelo, trasformatelo. Questo è amore verso se stessi. Se recuperiamo quelle parti di noi che non conosciamo, non solo diventiamo padroni di noi stessi, ma possiamo creare ciò che vogliamo e che ci permette di realizzarci. Ricordate sempre che quello che incontriamo nella nostra vita esterna, situazioni, lavoro, partner, è la proiezione di una parte di noi. Essendo presenti a se stessi, analizzando cosa proviamo in determinate situazioni, possiamo capire a che punto ci troviamo nel viaggio di ritorno verso la nostra essenza divina, che non vuol dire la morte, ma riscoprire la nostra anima, esprimerla. È inutile dire che abbiamo la nostra anima gemella solo quando siamo in una relazione appagante. In realtà ce ne sono di diversi tipi, sappiate, anche incompatibili. Ma tutte hanno lo scopo di mostrarci quale strada fare per tornare a se stessi. L'anima gemella non è solo fuori di noi, non è, vi ricordate, l'altra metà dell'avocado, ma è dentro di noi, in primis. Secondo le leggi spirituali, che sono poi quelle universali a cui tutti rispondono, la nostra anima vuole tendere all'unità per arrivare a comprendere il divino presente in noi. Ricordate, in ognuno di noi troviamo sia un principio maschile che un principio femminile
E questi due principi lavorano dentro di noi per incontrarsi e ricongiungersi all'uno. Ci illudiamo che ciò che ci serve sia fuori, ma in realtà, per far sì che ciò avvenga nel modo migliore, vanno prima uniti all'interno di noi. Ricordate sempre che, essendo tutto quello che incontriamo all'esterno di noi un nostro riflesso, tutto ciò che sto vivendo è una parte di me proiettata. Ogni anima, quindi, ha il ruolo di farmi incontrare me stesso, per riunirmi dentro di me, per raggiungere l'unità in me. Non esiste un'unica anima gemella. Sei pronto ad incontrare il tuo avocado intero? Tu sei un intero. Permettiti di comprendere come fare a ricordarlo. Con tanto amore e con tanta gratitudine.